mantieni la rotta ad est e poi a sud, finché non vedrai una piccola isola. Signor sì, signorina. Ragazzi, lo so che mi avete relegato nell'angolo del cattivone, ma siamo sicuri di potersi fidare di una che si guida letteralmente alla cieca? Ora come ora sei assolutamente l'ultimo che può permettersi di parlare di fiducia. Dimmi una cosa, brutto spione di un gatto del cazzo. Mentre salivi la scala aziendale della Shinra, cos'era più pesante? I tuoi soldi macchiati di sangue o le anime che calpestavi strada facendo? Tutte e due. Aerith aveva ragione su dove si trovava la clavispetra, perciò scommetto che saprà trovare anche il Tempio degli Antichi. Non so voi, ma io vorrei tanto sapere come cazzo fa. Già, come lo sa? Oh mio Dio, sei sensitiva? Dimmi a che numero sto pensando, dai, dai, dai! Io... ecco, io sento delle voci nella testa. Tu senti delle voci nella testa? Sì, e credo che si tratti del pianeta. Digli che non mi pento di averli pisciato addosso. Ah, e saluta! La mamma... Elmira, una volta mi disse che i Cetra sapevano comunicare con il pianeta. Anche gli umani erano in grado di farlo, ma ne persero la capacità quando si interessarono alle cose materiali più che alla loro casa. Era 9 comunque, il numero era 9. Le tue capacità ci sono di grande aiuto, Aerith. Sei davvero speciale. Sì, infatti. Almeno non sei come il mio nonnino Sid VIII, rispettabile preside di una scuola per mercenari. Cazzo, che vergogna. E poi non sei una doppio giochista figlia di Troia come qualcun altro. Oddio, che cos'è? Il giorno dello smerdiamo tutti i Kaizit. Ma pure la settimana. Una cosa però ci terrei a saperla. Come mai sei rimasto con noi? Beh, perché... ci gioco il cazzo che ha avvertito i Turks del nostro arrivo e ci tenderanno un agguato. Cosa? No! Oppure hai un microfono acceso per far sentire tutto ai tuoi amici della Shinra. Non parlarne come se fossero amici miei. E allora, Kate, perché hai trascinato fin qui quel tuo intrigante culo felino? Perché questo lavoro mi fa schifo al cazzo! Ho visto con i miei occhi cosa ha fatto la Shinra. Tutto ciò che hanno distrutto. Case. Sogni. Vite! E se pensano di poterci guadagnare, presto sarà la volta del pianeta! Lo so che non vi fidate più di me, ma non posso starmene in disparte ad assistere a questi abusi di potere. Ecco perché resto con voi. Hai ragione su due punti, Kate. La Shinra deve essere fermata e noi non ci fidiamo di te. Per questo entrerai nel tempio con me e con Aerith. E se pensi di combinare merdate tipo quella che ci hai fatto al Gold Saucer? Allora noi andremo al palazzo Shinra. Scopriremo chi stracazzo sei. E ti faremo schiantare dall'ultimo piano come il piatto del settore 7. Mi sa che ti odiano. Almeno qualcuno mi considera. È il Tempio degli Antichi. Ehi, hey, Cloud! Mi spiegheresti cosa sta facendo Aerith? Avverto la loro conoscenza. Comunicando? Vabbè, ma perché se ne sta facendo su un ponte per avere una ricezione migliore? Andiamo sottoterra per testare questa teoria. Se solo potessimo aiutarla, anziché starcene impalati qui. E se provassimo anche noi a parlare al pianeta? Aerith ha detto che gli umani si riuscivano prima di diventare materialisti. Tentar non nuoce. Riportiamo in voga il baratto! Che meraviglia coltivare la terra! L'ultima innovazione per semplificarmi la vita? Chi se ne... Mi sta benissimo alzarmi alle 4 di mattina per macinare chicchi di caffè! No, non funzionerà mai, ci rinunzio! Aspetta, io sento qualcosa! Proviene da dentro il tempio! Oddio, che suono orribile! Sembra l'incubo di un Tom Berry! O un Behemoth con le doglie! Oh, Zeng! Zeng, stai bene? Stavo giusto per dire lui! Kaizit? Stai passando una bella giornata. Che ci fai ancora con Cloud? Diciamo che per via di certe decisioni prese ai piani alti sto cercando un altro lavoro. Non te ne faccio una colpa. Cos'è successo? Io ed Elena siamo stati mandati qui a cercare informazioni sulla Terra Promessa. Elena è andata a informare la Shinra delle nostre scoperte. E poi... Sephiroth ha attaccato. Sephiroth? Dov'è? Sephiroth, dobbiamo chiamare gli altri! Non c'è tempo, dobbiamo agire subito! Ma non possiamo abbandonarlo qui! No, Cloud ha ragione. Sephiroth deve essere fermato. Peraltro, credo di potermela cavare! Meglio non dirgli che la Shinra non copre i danni da spada! Prendete la clavispetra e mettetela sul piedistallo. Poi trovate una stanza con degli affreschi. È l'ultimo posto in cui ho visto Sephiroth. Tranquillo, Zeng. Lo staneremo in men che non si dica.
No, scusa, me lo spieghi un'altra volta? Mettila nel buco. Quale buco? Hai provato a spegnerlo e riaccenderlo? Cosa? Le mie scuse. Sto morendo. Capita a tutti. Wow! Oh, santa lettiera, ragazzi! Guardate che dedalo di vie! Speriamo solo di arrivare... in tempio! Ti odio! Questo posto è assurdo. Come troviamo Sephiroth in un labirinto simile? So che sembra dura, Cloud, ma non temere! Possiamo farcela! Hai ragione, Aerith. Insieme possiamo fare qualunque cosa. E poi possiamo sempre chiedere aiuto al pianeta, no? O se no chiediamo a quei cosetti viola! No, no! Quello è uno dei pochi spiriti degli antichi. Vivono nel tempio e lo proteggono. Vivono in questo posto! Se siamo fortunati, uno di loro potrebbe aver visto Sephiroth. Hanno perso la capacità di parlare. Andiamo a chiedere! Hai mica visto Sephiroth? Hai mica visto Sephiroth? Hai mica visto Sephiroth? Alla fin fine sembra che non ne sapessero niente. Muori. Cloud, signor Miciosito, ho trovato qualcosa. Cloud, sai che cos'è questo? Il motivo per cui gli spiriti sono viola? No, questo pozzo contiene le conoscenze degli antichi. Anzi, la loro coscienza. Credo che voglia mostrarmi qualcosa. Ehi, è Zeng! E c'è anche Elena! Sono nella stanza degli affreschi! Se Zeng ci ha detto la verità, c'è anche... Sephiroth! Oh no! Zeng, attento! Benvenuto, Cloud. Che meraviglia! Non trovi... tutta questa conoscenza. Mi sembra uno spreco lasciarla qui ad ammuffire. Ma può darsi che sia meglio così. Tenerla segreta per proteggerci. Forse è meglio che la verità non venga mai a galla. Pensa a tutti i danni che provocherebbe. Tu piuttosto pensa ai danni che sto per provocare al tuo culo! E per favore smettila di teletrasportarti! Sephiroth, perché sei qui? È questa... la terra promessa! Questo tempio non è la nostra terra promessa, bensì la chiave di volta del piano escogitato da me e dalla madre. Quando il pianeta viene ferito, impiega energia per curarsi. Ma che succederebbe se la ferita fosse talmente grande da minacciare la vita stessa del pianeta? La quantità di energia necessaria alla cura sarebbe divina. Beh, parliamo di una minaccia enorme, tipo una bomba nucleare o l'attacco di un mostro gigante o... una calamità. Dai cieli. La materia oscura contiene la magia distruttiva definitiva. Meteor. Quando Meteor si abbatterà sul pianeta, questo attingerà a una quantità di energia esorbitante. Energia che io assorbirò. Io diverrò un tutt'uno con il pianeta. Io diverrò... un dio. Puoi scordartelo, perché adesso noi ti fermeremo. Oh, Cloud, come farai a fermarmi una volta privo di controllo? Sephiroth! Cloud, lui... non riuscirai a sfuggirmi! Cloud! La materia oscura, Meteor. Materia oscura, Meteor. Cloud! Sono... Cloud! Io sono Cloud! Io... Cloud, ritorna in te! Io sono Cloud! Ah, ciao, come va? Cloud, ti senti bene? Sì, vispo come un cactus. Con quei capelli a punta è difficile notare differenza. Scusate, cerco solo di ravvivare l'atmosfera dopo aver scoperto che il mondo sta per finire. Questo non succederà mai, perché... perché noi troveremo Sephiroth e lo conceremo per le feste. Veramente, stavo per dire che senza la materia oscura Sephiroth non potrà evocare Meteor. Perciò dovremmo... trovare Sephiroth e ucciderlo. Cloud! Lascia fare a me, Aerith. Anche Sephiroth cerca la materia oscura, no? Quindi potremmo... potremmo tendergli una trappola. Hai peggiorato le cose. Forza, troviamo qualcosa da usare come esca per Sephiroth. Tipo questo coso. Oh, santa lettiera, l'avete sentito? Io non sento nulla. Questa è la materia oscura. Grande! Allora restiamo qui ad aspettare Sephiroth. No, Cloud, il tempio stesso è la materia oscura. Oh, ma gli antichi sapevano che la materia doveva entrare nei buchi delle spade? Quel tempio fluttuante è una riproduzione di quello in cui ci troviamo noi. E al suo interno c'è un congegno che rimpicciolisce il tempio ogni volta che viene risolto un enigma. E se risolviamo tutti gli enigmi, si ridurrà finché noi potremo prenderlo. Sì,
Solo che chiunque risolva gli enigmi rimarrà schiacciato. Ci offriamo volontari. Kate, puoi dire al tuo coccoloso amicone di non scherzare? No, ma che serio, ti offriamo volontari. Sentito, Mog, ti trova coccoloso. Signor Micio, sì. No, devo farlo io. Gli altri hanno bisogno di voi. Venite, vi accompagno fino all'uscita. Bene, immagino che sia un addio. Kate, ascolta, so che ci hai traditi, ma... Porca troia, questa cos'è? Ma non fare caso a lui. Signor Micio Sid, la prego, non lo faccia. Su, non fare così, non piangere. Ci rivedremo presto. Ehi, che ne dite, vi faccio un'ultima previsione? Offre la casa, sotto con le domande. Va bene, Kate Sid, io e Cloud staremo insieme per sempre. Sbozzerà questo seme, riusciranno a stare insieme? Dice... Voi due rimarrete sempre uniti, qualunque cosa accada. Anch'io, anch'io! Ti dispiace? Mamma mia! Bene, ci vediamo dall'altra parte. Volevo lavorare per la Sinra perché volevo aiutare il prossimo. Belli ingenuo a credere che una società senza volto anteponesse il bene comune al proprio tornaconto. Casomai ho cambiato la vita degli altri in peggio. È per questo che devo farlo. Anzi... che ho bisogno di farlo. Non basta a redimerci dai nostri peccati. Lo so, ma se aiuterà a salvare il mondo, almeno sarà un buon inizio. Kate Sid, ce l'ha fatta. Ottimo, ora che abbiamo la materia oscura possiamo... darla a me. Sephiroth! La trappola è riuscita! Cloud, dobbiamo andarcene da qui! Neanche per idea! Abbiamo la materia oscura, siamo più forti di lui! Oh, benissimo. Vediamo quanto sei forte, Cloud. Cloud! Fa come ordina il padrone. Sono debole. Dammi la materia oscura. Non lo fare! Ho paura. Piegati. Resisti! Non so cosa fare. Cloud! 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 Grazie. Cloud. Salve signori, Kate Sith numero 2 al rapporto. I robot.